Ciao a tutti. Allora, volevo raccontarvi una piccola storia su quella che è stata la mia esperienza negli ultimi giorni. I miei bambini in questo momento sono a casa del loro papà e quindi avevamo scelto già da un po' di imbiancare la loro camera, il che implica svuotare la camera, coprire quello che non si può spostare, cioè questo armadio e suo fratello. Questo letto in realtà andrà via e passare, stuccare quello che bisogna stuccare, eliminare le cose che bisogna eliminare, questa lampada e varie cose, no? E mi sono resa conto di quanto negli ultimi 2-3 giorni, piuttosto che iniziare a svuotare realmente lo spazio, stessi evitando questo lavoro come la peste, benché da qualche parte avessi deciso che desideravo farlo, che era assolutamente il momento di farlo, anzi sarebbe stata una bella sorpresa per loro tornare a avere la camera diversa. Ed ero in questo stato abbastanza interessante perché dicevo, cavoli, desidero farlo, ma non ho voglia di farlo. E cos'è il nostro catch? 9, no, anzi, il nostro catch 22 vuol dire il modo in cui ci inghippiamo da soli e quando iniziamo a giudicarci. Quindi diciamo, dovrei fare questa cosa, ma non ho voglia di fare questa cosa, ma perché non ho voglia di fare questa cosa se ho deciso di dover fare questa cosa? Ma è il momento ideale per fare questa cosa. Allora, piuttosto che andare giù per questa spirale di giudizio, ho iniziato a fare delle domande e mi sono resa conto di quanta resistenza c'era in questi muri. Nel girare pagina, questi muri sono rimasti come erano da parecchi anni, sono tipo 4-5 anni che non imbianchiamo, no? E quindi era come se ci fosse proprio un'energia di fuori da questa porta, non abbiamo voglia che tu cambi alcunché. E mi sono permessa di passare 2 giorni in questa camera semplicemente ascoltando dei processi, un grande, meraviglioso processo da sintesi energetica della comunione, la ISC, che è un regalo che ci fa il dottor Dame ogni anno, e questa è una di quelle classi che per me sono sempre attuali, quindi ascolto facendo i lavori domestici. E mi sono resa conto di quanto questa camera non avesse avuto un compito fino ad oggi, avesse avuto semplicemente diciamo la funzione di camera dei bambini, ma non il compito di essere un posto rigenerante, un posto che ti accompagna nel cambiamento, un posto creativo. E quindi, come tante volte ho fatto allestendo delle classi, avere una conversazione con i muri è stata una cosa molto presente, perché magari, e mi ricordo la prima classe di facilitatori certificati che ho fatto. Eravamo a Firenze ed eravamo in un convento e quindi per me è stato molto spontaneo entrare in classe e dare una mano con i lettini o mettere sul book club e dire: Ehi, muri, stiamo per avere una conversazione un po' particolare, giusto perché lo sappiate, e tutta la vita viene a noi con facilità, gioia e gloria. E mi sembrava, e molto spesso mi sembra nelle classi con le classi di Access, che per me hanno proprio questo impatto di riconoscere tutto quello che hai creato e poi ulteriormente girare pagina, un po' come alzare l'asticella e chiedere di più, no? E quindi per la prima volta in casa ho iniziato ad avere una conversazione con mi muore e dire: Ehi, che aspetto vi piacerebbe avere? Come sarebbe se questo fosse uno spazio rigenerante? Che cosa bisognerebbe aggiungere? Mobili, e adesso arriveranno dei mobili nuovi, ma che aspetto, dove vi piacerebbe essere messi? E nel corso di una classe, di cui non mi ricordo il titolo, una classe avanzata con Gary Douglas, gli ho fatto una domanda rispetto al castello. Gli chiedevo: Ok, ma parli molto di simmetria e mi piacerebbe avere più informazioni rispetto al modo in cui posizioni i mobili e il modo in cui loro desiderano essere posizionati e il modo in cui creano il contributo più grandioso. E aveva dato via una conversazione sull'estetica, sulla bellezza, sulla disponibilità a tornarsi di uno spazio armonico, armonioso, no? E quindi sì, in realtà volevo condividervi questo passaggio della mia esperienza nel adesso iniziare a stuccare e poi imbiancare la camera dei bambini, perché mi sono resa conto di quanto poco avessi avuto una conversazione con i muri nella mia casa, proprio a dire: Ehi,
cambieranno delle cose, come sarebbe se questo fosse uno spazio dove appunto c'è un'energia di rigenerazione, di gioia, di creatività, di domanda, di bellezza, di qualunque cosa non abbia idea, che può essere un contributo, che può essere un invito a creare di più, no? E anche riconoscere quanto energeticamente l'essere presente in una stanza abbia accumulato adesso non voglio dire un'aria viziata, però comunque delle cappe energetiche, no? E quindi imbiancare o tenere aperto per un tot di giorni, oppure proprio muovere i mobili, è qualcosa che crea quello spazio come qualcosa di diverso. E come sarebbe iniziare a dare un compito agli spazi nella nostra vita e chieder loro di contribuirci? Come sarebbe se spostassi la tua scrivania davanti alla finestra? Come sarebbe se avessi una seduta che oltre che comoda è anche bella? Come sarebbe se avessi dei mobili, dei quadri, dei tappeti che rispecchiano quello che funziona e quello che è nutriente per te? E quali altri, no? Paradigmi, criteri puoi aggiungere. E quindi niente, è stato interessante perché da quando ho iniziato a sentire la YST in camera, da quando ho iniziato a fare delle domande, tipo ok, tutta la resistenza che c'è a cambiare in questa stanza, possiamo lasciarla andare, possiamo creare qualcosa di diverso, come sarebbe se dipingerti fosse lo spazio per qualcosa di più grandioso? E come sarebbe se non fosse così significativo, no? Perché era come se percepissi proprio dai muri della stanza una cosa tipo no, lo voglio cambiare! Era tipo ok, ma come sarebbe se non fosse una cosa che una volta e devi rimanere dello stesso colore per 10 anni d'ora in avanti? Magari cambiamo e facciamo una parete con della carta da prati o il soffitto con i glitter. E poi fra 4-5 anni cambiamo di nuovo. Quindi ovunque abbiamo reso il rinnovare qualcosa di significativo. E il rinnovare qualcosa di quasi imperituro, no? Tipo, ok, la cambio e poi da qua in poi rimarrà sempre così. Ed è come se avessimo la stigma di adesso è come voglio che sia. Magari fra 10 anni diventerai una persona minimale, avrai un futon minimalista, avrai un futon per terra e non possederai più vestiti perché non desideri più possedere nulla di materiale. Quindi come sarebbe se anche tutti gli spazi intorno a te mutassero i propri compiti e il proprio aspetto, a seconda di quello che è funzionale e a seconda di quello che fa di più. So, that's my story for today. Devo ancora tirare fuori questo letto, devo smontare questo letto e devo tirare fuori questo armadio. E poi si dà il via alle danze, non vedo l'ora. Ok, vediamo solo se ci sono. Eccoci, siamo a posto. Quindi se state anche voi pensando di rinnovare e cambiare, trasformare i vostri spazi, fate domande. E se avete delle classi da sentire mentre state facendo questo lavoro, rende tutto estremamente più facile. Hasta la vista! Bye!